ricercatore storico, il più grande cultore di arti liberali, il più grande esperto di storia longobarda. La vostra vita in nome di... Arechi! Non ho sentito, piccola longobarda. Arechi! Non ho parlato ancora. Al mio comando, la vostra vita in nome di... Arechi! Vieni! Una! In nome di Arechi! Cantate! Difendi, difendi, difendi la tua città! In nome di Arechi! Difendi, difendi, difendi la tua città! In nome di Arechi! Questa ronda vi cambierà! Soldato! In perlustrazione! Voglio raccontarvi la storia dei Longobardi. Giungemmo in queste terre dalla Pannonia. All'epoca ci chiamavamo ancora Vinnils e fu la guerra contro i Vandali a darci un nuovo nome. Davvero? Sì, la leggenda vuole che Gambara, moglie del re dei Vinnils, presa dalla paura per l'alto numero dei nemici, si recasse da Freya, moglie del dio Odino, chiedendole consiglio. Freya consigliò a Gambara di far schierare nell'esercito, oltre agli uomini, anche le donne. Tutte però dovevano sciogliersi i capelli e porli davanti al mento, come fossero delle lunghe barbe. In nome di Arechi! In nome di Arechi! Difendi, difendi, difendi! Noi non dobbiamo temere quel carlaccio! Siamo tantissimi! E divisi in organizzatissime fare! Parola germanica che vuol dire viaggiare! Oh, ho fatto la rima anche stavolta! Un genio! Zona perlustrata! Andiamo! Andiamo! Fair. Hai visto chi è stato? Indaghi! Andia! Come sì? Ecco la chiesa dedicata alla Santa della Sapienza, vista... vista da Arechi come guida nella vita. Ha una pianta irregolare, con sei grandi colonne centrali, provenienti dal Tempio di Iside, e che, qui a Benevento, prima del nostro arrivo, aveva un culto particolare. Oh beh! Forse hai dimenticato di dire che Arechi ha istituito per primo la scuola palatina, dove si studiano le arti e la cultura liberali. Altro che Carlo Magno! Ma brava, brava Leterga! Certo, io avrei fatto meglio! Dobbiamo lavorare di più su là. Retorica! Dobbiamo difendere la nostra città. Quindi, vi ricordate? Alla bisogna interverrete anche voi. Bene, 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 bene. Andiamo a piazza Piano di Corte, al Sacro Palazzo. Sì, il palazzo del principe Arechi. Bravissima, ma non solo, è anche il centro nevralgico della vita politica beneventana. Il nostro futuro in nome di... Arechi! In nome di... Arechi! In nome di... Arechi! Difendi, difendi, difendi la tua città in nome di Arechi! Alle vostre colpazioni! Il mio re. No. Chi è il predatore? Il mio re. Chi è il predatore? Il mio re. Chi è il predatore? Il mio re è Carlo Magno. Carlo Magno! Carlo Magno! È una spia! I Franchi, il peggio del peggio! Maestro, siamo spacciati! A che serve la bellezza? Se la tenete chiusa, se urinate e vomitate addosso al vostro patrimonio, è la vostra storia, è la vostra identità, è il vostro futuro. In nome di Arechi, difendi, difendi, difendi la tua città, in nome di Arechi. Soldati, portate qui la prigioniera. Combattete in più avanti. Ferma qui tu. Rammentate l'inizio della ronda.
ve lo ricordate? Ho detto sarete chiamati a fare una scelta per il vostro futuro. Quel futuro è giunto e per voi non è tardi. La ronda ha trovato e sconfitto il nemico. Popolo, non avere dubbi. Siamo al sicuro. Difendi, difendi la tua città. Se tramonta, risorgerà. Attacco di qua, difendo di là. Alla fine la spunterà il longobardo che tiene Votan dalla lunga barba. Antonila vi leggerà un momento di questa, della storia di questa famiglia in cui si è consumata una tragedia passionale. Una tragedia passionale, 1642. Tra le famiglie patrizie di Benevento ebbe notorietà nel campo della milizia la famiglia del Tufo, originaria dell'omonimo feudo in provincia di Avellino. Da Monetto del Tufo, uomo violento e sanguinario, nacque Carlo, che sposò una bellissima e graziosa donna, sua cugina Elena del Tufo. Dal matrimonio nacquero due figliuoli. Fu la bella Elena ad innamorarsi del musico o la nutrice? Qui siamo a Palazzo Terragnoli, che molti di noi conoscono come biblioteca provinciale, che però, come altri palazzi del centro storico, è stato abitato nei secoli scorsi da diverse famiglie.
ed è stato anche oggetto di cose particolari ed è oltre che di una fuga, sempre per amore, di una giovane donna, di una marchesina. Il settecentesco palazzo, attribuito all'architetto Beneventano Raguzzini, ora sede della biblioteca provinciale, appartiene alla famiglia marchesale dei Terragnoli. Una talpa, che uscita dal suo sotterraneo ricovero, si protende verso il cielo e il motto «Solo, non soli cieca» era l'insegna della nobile famiglia oggi estinta. Quel motto, però, non fu di guida nell'estate del 1823 alla marchesina Camilla, figlia di Giacomo Terragnoli, se, cieca per amore, costrinse il paterno genitore a duri scontri col tenente dei carabinieri pontifici, il romano Filippo Sgambella. Questo episodio di cronaca cittadina molto scalpore dovette suscitare nella città, non perché i ratti, e di un ratto si tratta, fossero colà infrequenti, ma per la sua novità, trattandosi di una ingenua giovinetta di nobile famiglia e di un tutore dell'ordine pubblico privo di titoli nobiliari, contrasto assai grave per quei tempi. Roffredo è vissuto in un periodo storico in cui la nostra città era l'ago della bilancia tra due poteri, il Papa da un lato, l'impero dall'altro, e tutti e due questi poteri si giocavano il dominio sulla nostra città. Quindi immaginate che importanza ha potuto avere Benevento nel corso del 200. Da una parte c'era il papato, da una parte c'era l'impero svevo. Benevento era nel mezzo del loro volere di conquista. Roffredo è con due piedi in una scarpa, perché oltre a discendere probabilmente da una famiglia longobarda e oltre probabilmente ad avere tra i suoi antenati addirittura un papa, Vittore III, della famiglia degli Epifani, Roffredo studia lettere e diventa giurista. È stato un culto molto forte nella nostra città. Qui il mito si tramuta in realtà, perché Benevento, insieme a Pozzuoli, insieme a Roma, è stata una delle tre sedi di un Iseo durante l'impero romano. E questo è uno dei pezzi dell'arredo dell'Iseo, l'unico pezzo pubblico, il resto è nella collezione del Museo Artes. Questo Iseo non è stato voluto da una persona qualsiasi, è stato voluto da un signore che si chiamava Domiziano, che in quel momento era anche imperatore, quindi non proprio l'ultimo arrivato. Domiziano era molto influenzato dal culto isiaco e dal culto egiziano, tanto che egli stesso soleva, oltre che farsi chiamare imperatore faraone, soleva anche vestirsi come faraone. E proprio per questo motivo introdusse il culto di Iside a Roma e quindi nell'impero e quindi anche a Benevento. Questo obelisco di granito rosso, fatto arrivare direttamente dall'Egitto, ci testimonia uno dei record che ha la nostra città, perché tutto l'arredo dell'Iseo ritrovato a Benevento è un unico, in quanto è stato costruito completamente qui. Qui su questa facciata della cattedrale c'è questo bassorilievo che ci racconta la nascita della nostra città, almeno da un punto di vista mitico. Sapete chi è questo come si chiama questo cinghiale? Cinghiale Calidone. Calidone, esatto. Calidone era un cinghiale molto famoso nella Grecia mitologica, tanto che nessuno riusciva a prenderlo, a cacciarlo, ad ucciderlo. Finché non arrivò un giorno un tizio che si chiamava Meleagro. Meleagro riuscì in questa impresa di cacciare Calidone, di ucciderlo e di togliergli le zanne. Meleagro aveva un nipote, questo nipote si chiamava Diomede, re Etolo Argivo di Argo, che si imbarcò con tutti i suoi colleghi regnanti per la spedizione di Troia. Diomede era uno di quelli che era nella pancia del cavallo dopo che Ulisse aveva progettato l'inganno del cavallo. Le comunità di Arpi e di Lucera
che sono in provincia di Foggia, sono due cittadine probabilmente fondate da Diomede, che nel suo percorso, nel suo percorso, nel suo cammino, arriva anche in Campania e magicamente scopre questa zona, questa comunità, questa conca in cui sorge la nostra città. E ammaliato dalla bellezza e dalla fertilità dei nostri terreni, decide anche qui di stabilirsi e decide anche qui di fondare una nuova comunità, la comunità di Maloento. Quindi, secondo il mito, Diomede è il nostro fondatore. E qui dove tutto comincia, noi finiamo il nostro cammino di stasera. Grazie per averci accompagnato. Grazie. Di mettere di nuovo in palio le sacre reliquie. Le fare sconfitte lo scorso anno se le contenderanno in sei gare di forza, coraggio e destrezza. La fara del conte, per volere del re, non può partecipare alla contesa. Ciò per garantire una maggiore condivisione del benefico oggetto. Popolo di Benevento, saluta le fare contendenti! Thank you.
Zitto! Diamo cominciamento al terzo palo della contesa. È giunto il momento dei duelli d'arme. Qui, adesso, in questo campo di gara, i migliori giovani della gente longobarda si daranno battaglia. Luogo!
Contessa! Fino ad ora si sono svolti 4 pali. La fara della principessa ne ha vinti 2. La fara del duca e la fara del diacolo ne hanno vinti 1 a testa. Adesso si svolgerà il palio dei cavalieri. Ogni fara potrà schierare un solo cavaliere. Combatteranno prima tutti e tre, dopodiché i migliori 2 si affronteranno in finale. Le prove saranno corsa all'anello e tiro al bersaglio. Un po' la corna che ci piace di più, fa più audience, ottimo, ottimo, ottimo. Ed ora una cosa un poco più difficile, dai, questa. Wow, 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 wow. Pino, facci vedere. È dura, vai Veronica, tocca a te. Wow! Che calore! Bravo! Stai calmo, stai calmo. E ora una cosa facile facile. Questa qui, così. Veronica, tocca a te, Veronica. Wow, che coreografia, forte l'applauso.